Amici del Trevignole, benvenuti a Sagonte, dottor, che è la rubrica sui mali che ha ognuno e mali che si può risolvere. Anche parlando del fumo, una brutta bestia, una brutta bestia perché la crea dipendenza, che ti fa tossire, che va via anche tanti soldi, cioè ormai pacchetti di sigarette costa parecchio. Cosa fa? Beh, parla uno che fuma, isola come i turchi fumano le mendemi, mi fumo 2 pacchetti al dì, che vuol dire 4 euro. E passa, moltiplicai per 2, quindi poi anche a costo economico. MS, che vuol dire catrame 10 mg, nicotina 0,9 mg, monossido di carbonio 9 mg, tu roba che va nei polmoni. Vuoi dire, vabbè, cavoli tuoi, vuoi star male, vuoi morire prima del dovuto, mi le ho provate tutte. Ho provato, per esempio, la pipa. Lei è un po' una come si dice, un po' una roba brigosa, perché devi impizzarla, te devi, non so, magari quando sarà in pensione la rivaluto, non so, però lei è un casino, è veramente un casino. Ultimamente ho provato, anzi, sto provando, sti di chi, la storia della sigaretta elettronica, che è questa qui, non è una robetta così. Io ti fai il matito 1, 2, 3, 4, 5 e la sempizza, vei for vapor d'acqua, ti inali invece nicotina, certo, 0,9 per 0,9, ma così mi dice, non te che hai più il monossido di carbonio e quel che dicevo prima, cos'era il catrame, che è roba, insomma, sporcheria che si forma sui polmoni. Te che hai la bella ritualità, nel senso che non ho portato neanche, come dire, neanche a pizzare, no? Neanche usare l'accendino, non con neanche il portacenere. E dice che fa, vabbè, costa, costa, nel senso, chi è nella nostra zona, il negozio Rio del Garda, ovale, vicino al bar Capriccio, Viale Trento, arriva, e ti fai una prova gratuita. Ti volendo, te puoi andare anche in pizzeria, anche al cinema, e fanno una roba d'altra, fumare, nessuno mi può dire niente. Così mi ha detto. Poi, che anche il discorso che dovrei essere autorizzato anche dal Ministero della Salute, a parte che lì un po' di polemiche fra quel che dice in fondo è sempre nicotina, che, cioè, sostanze, quindi che te, però questo dice che è un prodotto che in effetti, insomma, ti dà soddisfazione. Momento, te puoi avere in vari aromi, cioè anche a menta, no? Te puoi in liquirizia, e oltre a questo te puoi gradualmente, parlo sempre di quel che mi dice, ridurre da 0,9 a 0,8 a 0,7 la boccettina di nicotina che ti metti dentro, finché ti puoi arrivare magari a 0,4, 0,3 e dire, vabbè, respiro aria e butto fuori aria. Dopo magna,
mi fa un sigaretto che non sa ancora le sigarette, ma pian pianino mi fa sempre meno male. Boh. Io non sono legato a nessun vincolo pubblicitario, a nessun, tanto che non vi dico neanche il nome della ditta. Mi sto provando. Mi pare che anche Vasco Rossi ha fatto recentemente una pubblicità in diretta di questo prodotto. Sigarette elettroniche. Ah? Proviamo.